Oh, allora? Allora che? Allora, sto video lo vuoi fare sì o no? Sì, mo lo faccio. Oh, tutto a posto? Sì, tutto a posto, solite cose, insomma. Oh, guarda come stai, vai un morto, dimmi, dai, su. Cioè, è diverso, è tutto diverso rispetto all'anno scorso. Dovrei essere soddisfatto, eppure non mi sento bene, non so perché. Mi sento. C'è qualcosa che mi sfugge, riesci a Sì, capire? vabbè, a parte il fatto che ti spieghi peggio di un tricheco morto, più o meno ho capito di che stai a parlare. Ecco, questo c'è un Senti, io ti conosco. Adesso io non voglio sapere se c'entra Martina, o se non c'entra, o quello che è. Però una cosa la so. Per te, da fine agosto, inizio settembre, quando era, è cominciato un periodo non bello. E te lo stai portando avanti, anche se non lo sai, anche se pensi che sia tutto alle spalle. Da lì un crollo, ok? Quest'estate c'è stato il boom, tutto quanto, tutto bello, è inutile che fai quella faccia perché è così. E poi ti sei fermato con le idee, ti sei fermato con la determinazione. C'è pure chi dall'altra parte dello schermo è un po' più intelligente, un po' più sveglio e se n'è accorto. Ha voglia di sì, adesso ricominciamo, adesso facciamo più episodi di carriera, adesso torniamo, siamo forti, belli. Quello sì, per carità, sei bravo, sei simpatico, attiri. Però comunque io lo so che tu puoi dare di più. E lo sai pure te. Perché quest'anno non puoi non essere soddisfatto di quello che hai fatto. Il 2016 è stato meraviglioso per te. Ma tu ed io sappiamo che Federico Marconi non è al 100%. Federico Marconi nel 2017 vuole dare di più. Perché tu sei uno che non si accontenta facilmente. E lo sappiamo entrambi. Mo mi raccomando, vai a registrare e poi vatti a tagliare i capelli che te se può mi guardare. è arrivato, guarda che sei come me. E appunto, poi mi fai fare brutta figura a me. Tiè, guarda che roba! Mettete questo per registrare, va? Che mi pare in fungo. Simpatico sei. Ultimo video dell'anno, speciale ovviamente, come lo scorso anno. Avete visto già dall'intro che c'è un qualcosa di speciale. Ed è per questo che io mi auguro che tutti quanti guardiate il video fino alla fine, anche perché non è lungo, almeno non l'ho progettato lunghissimo e penso non lo sia. Quindi possiamo anche partire. Oggi giunge al termine un anno che è stato tutto tranne indifferente, almeno per il sottoscritto. Un anno in cui di cose ne sono successe, anche troppe, in positivo e in negativo, ma dal punto di vista di YouTube diciamo che quasi solo in positivo. Il canale è cresciuto in maniera esponenziale, sia attraverso i numeri, che attraverso i contenuti, che attraverso il sottoscritto. Un 2016 che è stato sicuramente caratterizzato in primis dalla modalità chiave del mio canale, o meglio dalla serie chiave del mio canale, ovvero la carriera. Florenzi, c'è Aubameyang che parte, la palla diventa buona per i turbi, poi ancora Florenzi, cerca spazio, Florenzi che entra sul destro, Florenzi prova a calciare! Florenzi! Un gol meraviglioso! Un gol d'antologia! Un gol che forse ci consegna i quarti di finale! Mamma mia! È una carriera, la mia carriera, che punta a differenziarsi dalle altre già partendo dal nome. Sì, quel nome della serie, proprio la mia carriera. Che non è un nome messo lì per caso, ma è un nome un po' provocatorio, un nome che va un po' a stuzzicare, in particolare chi dice che in Italia le carriere sono tutte uguali, perché in realtà per scoprire che non è vero è sufficiente aprire un video, immedesimarsi un po' in quello che è lo YouTuber, perché una carriera non è uguale all'altra soltanto se la facecam è in alto a destra. Ho sempre amato coinvolgere il pubblico attraverso quella che è la mia passione, ovvero la telecronaca, ma anche quella che può essere la simpatia, voler far divertire in primis chi mi segue, o comunque in primis divertirmi io, perché altrimenti non avrebbe senso il tutto. E quindi ho provato anche a variare. Sì? Eh Compiti? certo, prof, le pare. Bene, allora fammi rivedere. No, prof, praticamente c'è un problema. Non pensi male. Purtroppo li ho fatti, però
Ma ho dimenticato il quaderno a casa. Però non si preoccupi, magari adesso chiamo mio padre, me lo faccio portare o comunque gli faccio dire domani. E li hai fatti tutti sul quaderno? Sì, prof, dove vuole che l'ho fatti? Ma strano, perché erano tutti sul libro, vedi? Vai a posto, hai preso due. It's been a long day. Io penso che sia molto più bello mettere, impiegare 7 anni anche per raggiungere quei 100.000 iscritti o quei 10.000 iscritti, dato che io ci ho impiegato comunque 3 anni quasi per raggiungerli, portando solo ed esclusivamente quello che piace a me. Io vi ringrazio anche perché comunque in queste 10.000 persone, che poi sono quasi 11.000 in realtà, sono anche in ritardo, che mi seguono, molti seguono me. Non quello che porto, e questa è la cosa più bella perché ho dato questo input dall'inizio. Esatto, queste furono alcune delle parole che dissi all'interno del mio speciale per i 10.000 iscritti. Un traguardo, una tappa, o chiamatela come volete, abbastanza importante, se non la più importante fino a questo momento del mio canale, raggiunta a fine giugno, esattamente il 27. Me lo ricordo perché ero in vacanza in Sicilia con alcuni parenti ed era il giorno d'Italia-Spagna dell'Europeo di quest'estate. E a proposito dell'Europeo, come dimenticare la serie fatta con il buon Camp? Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'Europeo e andiamo a sentire come si sta preparando la nostra nazionale in vista della sfida col Belgio. Ecco, quella è un'altra serie che, nonostante il breve periodo con cui l'ho portata sul canale, ha riscosso molto successo, anche perché è stata un'idea molto originale da parte nostra ed è stata sicuramente una delle avventure più divertenti ed epiche del mio percorso su YouTube. Vai, dai, regà. Florenzi, dove vai col pallone? Ok, buono. Vai al Vai! centro, Zazza. Chi c'è dentro? Va, mettila! Dai! Mettila! Dai! È bello! Oh no! Mamma mia! Cosa ho fatto? Cazzo Sono 3 dici? Che settimane che non gioco a FIFA, parolo! Parolo! cazzo? Che cosa ha fatto? Cosa dici? Non ci credo! Tu stai scherzando! I miei vicini mi vengono a suonare adesso, no? Va bene, quindi lei è a posto. Potendo scegliere avrei preferito, diciamo, sorvolare questo argomento, però anche questo fa parte del mio 2016 e quindi non posso non parlare di un qualcosa che, per utilizzare un termine che su YouTube conoscete molto bene, è finito male. Non posso che parlarvi delle fiere, del Romix in particolare e anche del Games Week. E ovviamente lì si sono aperti altri spiragli, sia dal punto di vista professionale, quindi vi parlo di varie collaborazioni che potrebbero o che sono già nate, anche dal punto di vista più affettivo, e quindi ho conosciuto persone con cui attualmente sono diventato molto amico. Adesso devi gridare davanti alla telecamera, Federico Mascone è il migliore, così forte. Federico Mascone è il migliore, devi gridare. E poi il tempo vola. Succede che sono già passati 366 giorni da quando nel mio 2015 chiudevo con queste parole. Quindi proprio alla luce di quest'anno continuerò ad andare avanti per la mia strada e magari anche i numeri mi daranno ragione. E tra l'altro mi viene anche un po' da sorridere ripensandoci perché effettivamente sì, i numeri mi hanno dato ragione. È ancora presto, perché sapete come sono fatto, e se non lo sapete lo state scoprendo piano piano, anche per quelli un po' più nuovi, tra virgolette, di voi. Io spero vivamente che anche l'anno prossimo, che poi tra l'altro è domani, ma questi sono dettagli, insomma, che da domani si possa ricominciare a divertirci come abbiamo fatto in quest'anno, in questo 2016, perché io di idee ne ho molte, spero che voi mi possiate seguire nel modo migliore come avete fatto quest'anno e magari anche di più, perché no? Io vi mando un bacione. Buon anno a tutti, bella regà, a presto! Chissà perché